Nuova giornata in Abruzzo per Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus era il più atteso stamani allo Junior Camp organizzato dalla Curi Pescara, società di settore giovanile presieduta da Totò Martorella, compagno di squadra e grande amico di Allegri. Il tecnico bianconero non ha rilasciato dichiarazioni, ma è arrivato con grande puntualità stamani al centro sportivo Zampa Corta di Montesilvano, struttura che dallo scorso 8 giugno e fino al 15 ospita il camp aperto ai bambini nati dal 2002 al 2012. Qualche momento dedicato agli amici e poi subito in campo tra i ragazzi. Allegri, che più volte in stagione ha posto l'accento anche sui settori giovanili e sulle cose che andrebbero riviste, si fa troppa teoria, ma in realtà servirebbe più pratica. Questa la sintesi dell'Allegri pensiero, che ha regalato ai piccoli atleti una grande emozione. E soprattutto divertirsi. Con rispetto e educazione, che sono le cose più importanti. Siete giovani, avete una vita davanti, avete tanto da imparare. E queste giornate, soprattutto questa settimana, dove avete la possibilità di divertirvi, conoscervi, stare insieme, credo che sia è una bellissima cosa e siete fortunati. E sono più fortunato io oggi a essere in mezzo a voi. Sì, noi stiamo cercando di far affezionare ancora di più Massimiliano a Pescara, anche se il suo amore per Pescara è già declamato e consacrato, ma è importante invece dare la possibilità ai ragazzi di vivere una giornata a contatto con un grande personaggio del calcio. E quindi per noi è un giorno di festa, è un giorno molto, molto importante. Tra l'altro è la prima edizione di questo Curi Pescara Junior Camp, appunto impreziosita dall'Allegri Day. Massimiliano starà con noi sia nella mattinata di oggi sia nell'allenamento del pomeriggio, e poi c'è la consegna degli attestati a ciascun partecipante a seguito dell'allenamento pomeridiano. Però mi preme sottolineare il fatto e ringraziare veramente di cuore Massimiliano, che con tutti gli impegni che ha, con i suoi motivi strettamente personali dell'ultimo periodo, è riuscito nonostante tutto a essere presente oggi. Quindi veramente grazie. Io dico una cosa, io ricordo che quando da piccolino ho visto Careca, centravanti per me uno dei più forti, venire a trovare all'Adriatico il suo amico Leo Junior, e io ero piccolino, vedere il grande personaggio del calcio lì vicino a me, poterlo toccare, potergli dire solo buongiorno, per me era un'emozione bellissima. Ci piacerebbe far replicare ai ragazzi quella stessa emozione. Io penso che questo 11 giugno 2018 per molti di loro sarà una giornata indimenticabile.